quello che abbiamo raccontato finora è, riguarda processi di trasformazione olotropica a seguito di riscaldamenti o raffreddamenti molto 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 lenti, talmente lenti da poter essere descritti, raccontati all'interno di un diagramma di fase che ha tutti gli effetti di un diagramma termodinamico. Capirete bene che in un'azienda, in una qualsiasi, presso un qualsiasi trattamentista, voi non avrete mai processi di riscaldamento o raffreddamento molto 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 lenti, ma in realtà avranno luogo una serie di trasformazioni a seguito di riscaldamenti o raffreddamenti che avverranno con velocità più o meno elevate, dipenderà dal processo che state seguendo e fondamentalmente dipenderà dall'obiettivo di questo processo. Se andiamo a vedere il problema del riscaldamento materiale metallico, di un riscaldamento materiale in realtà, in effetti anche solo considerando gli aspetti fisici, cioè ciò che succede al pezzo durante un riscaldamento o un raffreddamento, vediamo che il riscaldamento o il raffreddamento di un pezzo non è un processo, come dire, indolore. Perché non è un processo indolore? Ma perché noi riscaldando o raffreddando, parliamo di riscaldamento, vale sempre la dilatazione lineare. Sappiamo che se c'è un oggetto che si riscalda, questo sarà sottoposto a deformazione che può essere descritta da una epsilon uguale alfa delta t. E fin qui di fondo poco ci interessa, una cosa si allunga o si accorcia. Se abbiamo una trave sospesa nel vuoto, questa trave lunga 10 metri, la riscaldo, diventa 10 metri e mezzo, se la raffreddo ritorna a 10 metri, di fondo non è successo niente. E però noi non ci abbiamo mai qualcosa sospeso nel vuoto, noi abbiamo sempre oggetti, tanto che difficilmente sono monodimensionali, ma avranno sempre una loro corposità, una loro tridimensionalità. E poi questi oggetti non sono mai sospesi nel vuoto. Ora il problema qual è? Il problema è che durante un innalzamento oppure un raffreddamento di temperatura nascono all'interno del nostro manufatto delle tensioni interne che possono addirittura portare il pezzo alla rottura. E raccontiamole. Prendiamo ad esempio, vediamo il caso in basso a sinistra, il caso del riscaldamento di un cilindretto. Il nostro cilindro, immaginiamo di riscaldarlo molto 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 lentamente, in qualsiasi istante questo cilindro avrà nella sua sezione la stessa temperatura, perché stiamo riscaldando molto 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 lentamente. Ma in realtà questo molto 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 lentamente non sarà mai realistico. In realtà quando noi riscaldiamo, noi portiamo il pezzo, per esempio lo mettiamo dentro il forno sta a 500 gradi, la superficie del nostro pezzo va immediatamente a 600 gradi, ma il cuore del pezzo è freddino ancora. E quindi si creerà un transitorio spazio-temporale che vedrà nella sezione del nostro pezzo una variazione di temperatura che evolverà anche nel tempo. Per cui a regime, dopo un tempo, chiamiamolo infinito, in realtà un'oretta basterà, noi avremo che tutto il nostro pezzo avrà raggiunto la temperatura obiettivo e sarà uguale, omogeneo su tutta quanta la sezione. In realtà nel transitorio non è così. Questo vuol dire che cosa? Prendiamo questo cilindrotto, immaginiamolo fatto in maniera un po' curiosa. Avete presente quei bicchieri per il campeggio? Quelli che sono fatti da tanti cerchi di plastica concentrici che io posso sfilare uno dall'altro. Ecco, immaginiamo che il nostro cilindro sia in realtà costruito da tanti cerchi concentrici di metallo liberi di scorrere uno sull'altro. Se io alzo la temperatura imponendo un ambiente esterno a 500-1000 gradi, io avrò che lo strato esterno si allungherà di più e nell'istante iniziale lo strato interno sarà addirittura a temperatura ancora ambiente, quindi avrò una deformata libera che vedrà lo strato più esterno molto più dilatato rispetto a uno strato interno che sarà più corto perché sarà a temperatura più bassa. Ora in realtà questa deformata libera nel nostro pezzo reale non è possibile. Nel nostro pezzo reale noi abbiamo che la dilatazione si può manifestare, ma c'è l'imposizione che istante per istante la lunghezza complessiva del mio pezzo sia la stessa al centro e sulla periferia. Il che vuol dire che cosa? Che nel momento in cui sto riscaldando, lo strato laterale vorrebbe essere molto più lungo di quanto invece non è, quindi c'è uno sforzo di compressione che sta agendo,
e la zona centrale vorrebbe essere più corta di quanto invece non sarà, e c'è uno sforzo di trazione che sta agendo. Vediamo qua la distribuzione in basso a sinistra in giallo, la distribuzione del sigma come vi ho appena raccontato. Durante il transitorio, mentre sto riscaldando, la superficie esterna è sollecitata da uno stato di compressione e la parte interna è sollecitata da uno stato di trazione. Notate che questo pezzo lo stiamo ancora tenendo sospeso nel vuoto, quindi in realtà in qualsiasi istante la sommatoria delle sollecitazioni deve essere pari a zero, perché nessuno sta spingendo niente, d'accordo? Quindi, durante un riscaldamento, il fatto che le deformazioni dei vari strati non siano libere, ma siano impedite dalla contiguità fisica del mio pezzo, implica la nascita di uno stato di tensione interno. Con una sommatoria delle sigma, cioè delle sollecitazioni interne, è nulla, ma che in realtà puntualmente può essere in campo di compressione o in campo di trazione. Questo fino a che tutto il pezzo non arriva alla stessa temperatura. Quando tutto il pezzo sta a 500 gradi, l'allungamento è uguale dappertutto, non c'è più nessuna tensione interna nel nostro pezzo. Chi di voi si è divertito un po' giocando a riscaldare pezzi, non so se in un'officina eccetera, avrà notato una cosa abbastanza curiosa, e cioè i pezzi si rompono raffreddandoli, non riscaldandoli. Per quale motivo? Lo vediamo nel disegno in basso a destra. Il discorso che abbiamo appena fatto nel raffreddamento, nel riscaldamento, lo possiamo fare nel raffreddamento. Nel raffreddamento, se noi prendiamo il pezzo che abbiamo messo a 1000 gradi e lo immergiamo in acqua fredda, per esempio, lo straterello più esterno andrà immediatamente a 20 gradi, ma il cuore magari sta ancora a 1000 gradi. Si può creare quello che, con termini non tecnici, potremmo chiamare effetto pomodoro di riso, quello di Fantozzi, d'accordo? Fuori freddino e dentro sta ancora a 1000 gradi. Ora, se andiamo a vedere questo effetto con le deformate libere, vediamo che la superficie dovrebbe essere molto più contratta rispetto al cuore del pezzo, ma noi sappiamo che questo affare si può muovere tutto insieme, ma deve muoversi tutto insieme. Ciò farà nascere sulla superficie uno stato di trazione e nel cuore del pezzo uno stato di compressione. Ebbene, è la nascita di uno stato di tensione interna e di trazione che è la responsabile, è parte, in parte responsabile delle rotture che avvengono durante il raffreddamento. In realtà c'è un'altra responsabilità che vediamo più avanti. Perché? Perché il nostro metallo, sollecitato a compressione durante il riscaldamento sulla superficie, non vede la nascita di uno stato triassiale critico. Mentre invece, se io ho una nascita di trazione, di uno stato di sforzo di trazione sulla superficie, laddove avrò un intaglio, laddove ci avrò un'inclusione, una porosità affiorante, questa lì mi genera un'intensificazione degli sforzi e il pezzo si romperà. Quindi, insomma, per riassumere, quando ho un riscaldamento o un raffreddamento, ripeto, qui stiamo parlando di centinaia di gradi, quindi valori anche abbastanza importanti, nel mio materiale nasceranno una serie di condizioni di sforzo interno, a trazione, a compressione, differenziati da punto a punto, dipendenti dal processo che si sta svolgendo, dipendenti dal transitorio. Tanto più sto riscaldando rapidamente o sto raffreddando rapidamente, tanto più le differenze fra cuore e superficie saranno importanti, tanto più saranno importanti le tensioni interne per svolgersi. Specialmente nel raffreddamento, queste tensioni interne potranno provocare la rottura del pezzo. E se il pezzo si rompe, vi tocca solamente rifonderlo. D'accordo? Non c'è modo di ripararlo. D'accordo? Quindi da qui la necessità... Da qui, questo è uno dei motivi per cui è necessario effettuare i trattamenti termici con particolare accortezza. Ripeto, è uno dei motivi, un altro lo vedremo più avanti durante questa I trattamenti termici degli acciai possono essere classificati secondo questa sequenza di designazioni. In realtà non c'è una normativa a riguardo, quindi cambiando testo potreste trovare varie modalità di classificazione. Questa è quella però più usata. Trattamenti effettuati a temperature superiori a temperature critiche, ricotture, normalizzazioni in tempre, trattamenti effettuati a temperature inferiori a quelle critiche e ancora trattamenti termochimici di diffusione, che sono finalizzati sostanzialmente a modificare
le condizioni chimico-fisico-meccaniche di uno stratello superficiale del nostro manufatto rispetto all'interno. Vi ripeto, questa classificazione non è assolutamente normata, quindi in realtà vedremo che ci sono dei trattamenti che potrebbero benissimo essere ascritti anche a un'altra categoria senza grandi difficoltà, quindi vi ripeto, è semplicemente una modalità di inquadrare differenti procedure di trattamento termico. Vediamo che per quanto riguarda il primo gruppo, cioè trattamenti effettuati a temperature superiori a quelle critiche, la fase iniziale prevede sempre un processo denominato austenitizzazione, cioè vi ricordate quando abbiamo definito H1, H3, HCM, H4? L'obiettivo era quello di circondare il campo austenitico con una definizione di temperature critiche. Ebbene, il motivo è tutto quanto qua. Per questo tipo di trattamenti termici che appunto prevedono il superamento di almeno una delle temperature critiche, bisogna andare in campo austenitico per poter poi effettuare degli altri eventi. Quindi in realtà questo processo di austenizzazione sarà un processo che vedrà una trasformazione del nostro acciaio in austenite e i parametri importanti saranno la temperatura di austenizzazione e il tempo di permanenza. Per quale motivo? Perché se io eccedo, allora se io sbaglio nello scegliere la temperatura, ad esempio temperatura troppo bassa, potrei non avere una completa austenizzazione. Se vado troppo in alto, mi si potrebbe formare una grana troppo grossolana, il che vorrebbe dire poi avere un risultato pessimo dopo tutti i trattamenti. Se invece sbaglio nel processo di una temperatura di trattamento, temperatura troppo breve, potrei non austenitizzare il cuore del pezzo, perché sapete che per poter passare ad alta temperatura dalla superficie al cuore ci vorrà un po' di tempo. Se ho tempi troppo lunghi, anche lì posso avere problemi di dimensione del grano cristallino. Tempi troppo prolungati mi portano ad avere grana che si ingrossa in maniera eccessiva. Tipicamente quindi, almeno per quanto riguarda la temperatura, tipicamente per la maggior parte dei casi ci si porrà circa 50 gradi al di sopra della temperatura di trasformazione. Vi dico tipicamente, uso questi avverbi un po' così dubitativi perché in realtà ci saranno anche una serie di eccezioni, quindi delle volte vi trovo per forza ad avere delle eccezioni in questa scelta della temperatura. Sulla durata dipende tantissimo dalla dimensione del pezzo, quindi in realtà non vi posso dire molto perché appunto se passiamo da un foglio molto sottile a un laminato molto più spesso o addirittura un forgiato, cioè un oggetto che ha una forma piuttosto grossolana, che è piuttosto massivo, ecco imparate questo aggettivo massivo, massivo non è necessariamente grosso, massivo vuol dire che è un oggetto che ha molta massa, molto volume, più o meno la stessa cosa tra la densità, con poca superficie di scambio. D'accordo? Quindi una sfera è sicuramente molto più massiva rispetto a un foglio, perché il foglio ha tanta superficie e poca massa, la sfera è il solido geometrico che ha meno superficie possibile, d'accordo? Quindi in realtà quando ho poca superficie ho poco scambio termico e quindi i processi di scambio termico hanno una loro lentezza a parità di massa coinvolta. Sicuramente il nostro stato austenitico, a seguito della differente scelta di temperatura e tempo, è caratterizzato da questi due parametri, chiamiamoli metallurgici. Il primo, dimensione del grano austenitico, qua sotto vedete alcune, in queste micrografie in basso a destra, vedete alcune possibilità. È normato il grano austenitico, cioè voi facendo analisi metallografica potete valutare la dimensione del grano austenitico ottenuto. Lo vogliamo grosso, lo vogliamo piccolo? Boh, dipenderà cosa stiamo facendo chiaramente. Se stiamo puntando a un trattamento che porti il pezzo alle migliori condizioni di esercizio, una grana cristallina molto fine sarà sicuramente ottimale. E poi, e questo è importante, la composizione chimica dell'austenite. Qua c'è l'aggettivo media, ma in realtà io vorrei dire sia media che puntuale. Per quale motivo? Se vi ricordate, l'austenite è un reticolo cristallino a massima compattezza, caratterizzato però da avere questo spazio vuoto al centro piuttosto grossolano, il che vuol dire che solubilizza abbastanza facilmente i metalloidi, idrogeno, carbonio, azoto, ma fa diffondere male gli elementi chimici. Il fatto che la diffusione sia piuttosto lenta implica una cosa abbastanza importante, cioè una certa tendenza dell'austenite a generare segregazioni, cioè ad avere una composizione chimica locale non omogenea.
E questo può essere un problema, perché, se noi abbiamo, ad esempio in questo caso qua, 0,5% di carbonio, immaginiamo, una composizione chimica per cui la nostra temperatura ottimale di ossidizzazione sia 850 gradi, ma se ho una disomogeneità chimica distribuita sulla austenita abbastanza importante, quegli 850 gradi potrebbero essere la temperatura ottimale di ossidizzazione in alcuni punti, ma non in altri. D'accordo? E quindi in realtà il fatto che l'austenite potenzialmente possa avere una distribuzione non omogenea degli elementi chimici può essere un problema piuttosto importante nella definizione appunto delle condizioni di trattamento termico. Gli elementi di lega, come abbiamo accennato durante la parte iniziale della sezione relativa ai diagrammi di fase, gli elementi di lega hanno un'importanza notevole sull'influenza sulla stabilità della ferrite e dell'austenite, quindi sulla estensione dei domini di stabilità delle varie fasi presenti, che nel caso del diagramma ferrocarbonio sono ossidite, ferrite e cementite, ma poi vi ripeto, nel caso di altri diagrammi, di altri materiali, di altre leghe, abbiamo la comparsa di altre fasi, ma poi nel caso degli acciai, certamente la possibile affinità chimica per il carbonio sarà un aspetto importante. Carbonio che, se va a legarsi sotto forma di carburi, non è più disponibile a formare soluzione solida, è come se lo levassimo, d'accordo? Quindi per assurdo, se io aggiungo del carbonio, che è un elemento gammageno, ma aggiungo anche del cromo, che è un elemento che è alfageno e che però allo stesso tempo ci forma carburi, l'effetto sul diagramma di fase di ferrocarbonio non è possibile determinarlo semplicemente sommando i due effetti, cioè in metallurgia molto spesso non c'è quella che si chiama attività degli effetti, perché ci sono una serie di effetti contemporanei che mi provocano appunto una impossibilità di poter determinare a prioristicamente a tavolino l'effetto complessivo dell'aggiunta di 2, 3, 4, 5, 6 elementi di lega. In un acciaio abbiamo sempre 10-15, per cui capite bene che la cosa si fa piuttosto complicata.